Buongiorno, ben ritrovati con il primo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Sono oltre i 10 miliardi della programmazione europea 2014-2020 destinati alla regione Campania, di questi circa 2 miliardi e mezzo destinati al settore delle costruzioni. Intorno a questi numeri, imprenditori, politici, tecnici hanno discusso ieri pomeriggio nel corso del convegno della roadmap dei fondi europei organizzato dall'ANCE AIES di Salerno, il servizio. Sono oltre 10 miliardi della programmazione europea 2014-2020 destinati alla regione Campania. Di questi circa 2 miliardi e mezzo sono le risorse che Palazzo Santa Lucia ha destinato al settore delle costruzioni, con un indotto calcolato intorno agli 8 miliardi di euro. La previsione in termini occupazionali è di circa 40.000 posti di lavoro. Intorno a questi numeri, imprenditori, politici, tecnici hanno discusso al Grand Hotel Salerno nel corso del convegno la roadmap dei fondi europei, organizzato dall'ANCE AIES di Salerno, che dopo anni di oscurantismo e chiacchiericci sta finalmente riportando in auge il settore delle costruzioni a Salerno e in provincia, grazie all'impegno del presidente Vincenzo Russo e del suo dinamico consiglio. Non sono mancate nel corso dell'incontro proposte e suggerimenti, ma anche precise e affilate provocazioni. Su tutto però la consapevolezza di essere probabilmente all'ultima chiamata, un'opportunità economica che arriva direttamente dall'Europa e che la Campania, a differenza di quanto avvenuto in passato, non può più permettersi il lusso di dilapidare. Basti pensare che al 2013, data di scadenza della precedente programmazione, la Campania aveva speso appena il 41% dei fondi disponibili. Punto questo stigmatizzato dall'avvocato Piero De Luca, che ha introdotto i lavori del convegno. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa, a mio modo di vedere, straordinaria, che parte da una città che è stata per tanti anni capofila nell'utilizzo delle risorse europee. Parliamo dal 1993, per la prima volta col progetto Urban, l'amministrazione comunale di Salerno è riuscita a riqualificare il nostro centro storico, realizzando un centro storico tra i più accoglienti, eleganti e sicuri d'Italia. A finire da ultimo, con l'utilizzo dei programmi più Europa, che hanno consentito di realizzare gli interventi che ultimamente abbiamo visto in città, la riqualificazione del Fronte di Mare Santa Teresa, Palazzo Fruscione, l'ex Cinema Diana, il campanile dell'Annunziata, l'auditorium di Umberto I ormai completato. Insomma, una serie di interventi che qui a Salerno hanno fatto sentire la presenza davvero dell'Europa, che non è solo vincoli, ma è anche una grande risorsa, una grande opportunità per le amministrazioni e per le imprese del nostro territorio. E che questo sia un momento storico per il settore delle costruzioni lo ha ribadito più volte nel corso del suo intervento il padrone di casa, il presidente dell'ANCE AIES Salerno, Vincenzo Russo, orgoglioso anche e soprattutto per aver ispirato la prima uscita pubblica del presidente designato di Confindustria, il salernitano Vincenzo Boccia. Il caro amico Enzo mi ha voluto onorare, ha fatto questo grande regalo per partecipare oggi a questo incontro. Non poteva essere perché aveva altri impegni di Confindustria. Salerno lo accoglie chiaramente con braccia aperte, con un grande applauso. Per noi imprenditori è un orgoglio per tutto Salerno e per tutti noi imprenditori. Oggi è un momento importante per tutto il settore edile, delle costruzioni, tutto l'indotto, insomma un'occasione per discutere di fondi strutturali. Una grande opportunità per Salerno, per tutta la Campania. Questo convegno vuole appunto valutare e analizzare le criticità che sono occorse per la vecchia programmazione, la 2007-2013, appunto cerchiamo di capire quali sono stati gli errori, partire da quegli errori per cercare di non farli, di utilizzare al massimo tutti i fondi disponibili, che ricordo sono 10 miliardi di euro per l'intero territorio della Campania. Cerchiamo anche che questi fondi devono essere un vero ricchezza, un vero valore aggiunto per il nostro territorio. Presidente, è un progetto sul quale l'ANCE sta già lavorando concretamente per intercettare fondi europei e realizzare qualcosa di importante. Ma ce n'è più di uno. Oggi qui parlerò di due progetti importanti: la realizzazione di una scuola in legno che proporremo qui a Salerno, nella zona orientale, con il metodo Montessori, un nuovo sistema di costruzioni a secco. E poi c'è quello del riutilizzo di tutti i materiali inerti dei fiumi, dei torrenti d'acqua. Un progetto molto importante, molto ambizioso, a cui noi ci crediamo molto.
E come si diceva, quella di ieri è stata anche la prima uscita pubblica, la prima volta a Salerno, del presidente designato di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha scelto non casualmente il comparto delle costruzioni per salutare istituzioni e comunità salernitana. Sentiamo. Atteso, annunciato, puntuale. Il presidente designato di Confindustria, Vincenzo Boccia, è arrivato all'appuntamento con Salerno e i suoi concittadini rispettando il cronoprogramma. Accompagnato dal presidente di ANCE, Vincenzo Russo, dall'amico di sempre, Nunzio Corancio, Boccia si è intrattenuto in una stanzetta privata del Grande Hotel con il governatore De Luca, che era lì ad attenderlo. Poi l'arrivo in una sala gremita, quindi il saluto strappato ma sentito, sicuramente autorevole, così come sentito il ringraziamento all'amico Vincenzo Russo. Con il saluto del presidente dell'ANCE Campania è Enzo Russo, su cui farò poi una constatazione positiva, diciamo, perché se farà alle istituzioni la stessa pressione che ha fatto a me per avermi in questo convegno, penso che già fatta. È qui a Salerno, quindi la mia città, mi fa sentire sempre più cittadino europeo, di nazionalità italiana, di identità campana, nato a Salerno. Io sono molto orgoglioso delle mie origini, perché viene, diciamo, da una città del sud come la nostra e deve combattere pregiudizi e preconcetti è un elemento di valore assoluto. Cioè l'industria delle costruzioni non è una questione che riguarda i costruttori, perché i piani delle infrastrutture sono fattori di competitività per il paese, e in questo Confindustria deve avere una visione larga di rappresentanza dell'industria, in cui le infrastrutture devono diventare fattore di competitività per il paese e non una questione particolare, perché se la dice Confindustria eventualmente creeremo, diciamo, dei ponti di collegamento con la politica. Ed è molto bello anche l'idea, come dire, di costruire priorità, scelte, che ha chiarito molto bene Piero De Luca. Cioè distinguere le cose importanti dalle cose urgenti. La constatazione su Enzo Russo l'ho già fatta, ma il metodo è molto bello, perché qui si torna a parlare di progetti, di idee, di visioni, di contenuti e di cercare di essere ceto responsabile, che significa essere e fare sistema. E concludo dicendo che secondo me noi abbiamo di fronte una grande stagione della consapevolezza, della leadership collettiva. Questa è la stagione in cui le forze ideali prevarranno sulle forze reali. Questa, signori, è la nostra stagione e noi la cavalcheremo fino in fondo, partendo dalla nostra città. Grazie, grazie Presidente Boccia. E ad ascoltare con attenzione l'intervento del presidente degli industriali c'era, come vedevate, seduto in prima fila il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che proprio sull'utilizzo delle risorse europee punta con decisione a risollevare le sorti della Campania. Sentiamo cosa ha dichiarato. Oggi abbiamo un'occasione straordinaria rappresentata dai 10 miliardi circa di fondi europei che possiamo immettere nell'economia del nostro territorio. Dobbiamo essere bravi, la sfida non è semplice, ma credo che avendo fatto scelte chiari saremo in grado di raggiungere obiettivi importanti. La prima scelta, no alla polverizzazione della spesa, la seconda è quella di risolvere le grandi emergenze della Campania, quella dell'ambiente, quella della mobilità, quella della sanità. E poi ovviamente avremo la possibilità di avere una riqualificazione straordinaria dei territori in grado di creare turismo, moderna identità. Credo che nei prossimi giorni presenteremo per Salerno un programma specifico di investimenti con i fondi europei, un po' come abbiamo fatto nella città di Napoli qualche settimana fa. Credo che saranno centinaia di milioni che saremo in grado di destinare per il territorio salernitano, per completare intanto il fronte di mare della città, per risolvere i problemi di mobilità nella zona sud, garantire i collegamenti a tangenziale con l'area cilentana, garantire l'estensione della metropolitana verso l'aeroporto e verso l'università. Dovremo fare veramente la rivoluzione. Dobbiamo metterci l'anima,
come dico io, ora o mai più, non ci sarà un'altra occasione. Dobbiamo essere bravi a dotarci di progetti esecutivi e dobbiamo fare come abbiamo fatto qui da noi a Salerno, avere una tenacia quasi ossessiva nel seguire cantiere per evitare che ci siano tempi morti. Se saremo in grado di fare questo lavoro, vedrete che non solo cambieremo ancora di più il volto dei nostri territori, ma faremo la cosa principale alla quale stiamo lavorando, cioè riusciremo a creare decine di migliaia di posti di lavoro per i nostri giovani. Ed a proposito di progetti realizzati con i fondi europei, dopo lo sblocco di 1.700.000 euro da parte dell'autorità portuale di Salerno, che ha dirottato i fondi su un conto dedicato intestato alla società, poi girati ai lavoratori per il pagamento di una mensilità, quella di ottobre, il commissario giudiziario della Tecnis, il professor Saverio Ruperto, ha spiegato che persistono ancora delle difficoltà economiche legate anche al fallimento della società e all'interdizione per 6 mesi disposta dalla Procura di Catania. È stato annunciato un piano di razionalizzazione per venire incontro non solo alle esigenze degli operai del cantiere di Salerno, ma anche ai fornitori. Si procederà con una rateizzazione degli stipendi di gennaio e febbraio, che dovrà però poi passare attraverso un'istanza al tribunale e l'approvazione del giudice. Per gli stipendi di marzo invece non ci dovrebbero essere problemi e, come da contratto, dovrebbero essere pagati con regolarità ogni 15 del mese, a cominciare da aprile, quando ripartiranno i lavori di messa in sicurezza del cantiere. E veniamo ora alla politica. Il prossimo 15 aprile Salerno ospiterà il congresso nazionale del Partito Socialista Italiano, un omaggio alla grande tradizione cittadina. Questa mattina intanto presentazione del comitato elettorale di Dario Loffredo, punta di diamante del Partito Socialista alle prossime amministrative in città Salerno. Mentre Salerno si accinge a celebrare venerdì 15 aprile il 4° congresso nazionale del Partito Socialista Italiano, il consigliere comunale uscente Dario Loffredo, approdato nella lista del PSI a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli, ha tenuto stamani a battesimo in piazza Portanova l'apertura della sede del comitato elettorale per le comunali di Salerno. Dario Loffredo, consigliere comunale in carica, eletto nel 2011 con la lista Salerno dei Giovani, punta a riempire di idee e progetti gli spazi che possano far crescere la città di Salerno. Sono emozionato come se fosse la prima candidatura, e questa poi è la cosa bella di chi fa la politica come me, per passione, come servizio. Sono emozionato perché vedo gli amici di sempre, i nuovi amici, in un mix molto bello. Credo che sia una bella campagna elettorale, entusiasmante, con nuovo impulso, nuove idee, e credo che abbiamo tutti i presupposti, lavorando con umiltà e sacrificio, di avere una bella squadra che ci supporta e toglierci belle soddisfazioni. Un'altra campagna elettorale che questa volta però si muove sulla scorta di un passato, di uno storico, di cose fatte. Quante cose invece Dario Loffredo avrebbe voluto fare e invece pensa che potranno avere un seguito in futuro? Sono tante le cose che abbiamo messo le basi, abbiamo creato i presupposti per rifarle nel prossimo quinquennio con la nuova amministrazione. Penso che questa città deve riappropriarsi sempre di più di una vocazione turistica, e quindi guardo il nostro litorale da Santa Teresa in poi. Santa Teresa ci ha dimostrato una cosa: quando ci sono degli spazi che recepiscono le istanze della gente, la gente torna a vivere in lungomare. Dobbiamo riqualificare il lungomare, rifare spazi come Santa Teresa. Voglio essere promotore, lo sono stato, di un concorso di idee per creare dei chioschi sopra il lungomare che vendono frutta, bere uno snack. Oggi non è possibile che per fare un aperitivo uno non possa vivere il lungomare. Bisogna ricreare e riportare Salerno al centro del progetto della Movida in provincia e creare aree residuali di parcheggio. La mia proposta è quella di creare un'area residuale nelle zone limitrofe o marittime, come nella stazione marittima, sapere essere adeguata. Quindi la stazione marittima sarà il parcheggio che da maggio in poi potrà sicuramente usufruire tutta la città. Dobbiamo pensare alle famiglie, ai bambini. Perché non creare uno spazio delimitato della lungomare dove mettere in sicurezza degli alberi e creare dei giochi per i bambini che dai 0 ai 3 anni possono usufruire? Dobbiamo
rifare ancora un'altra cosa. Questo è un progetto ambizioso, tutte le nostre strutture che abbiamo realizzato grazie all'opera dell'amministrazione di De Luca, come l'area del Diana, l'area. E il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha fissato la data di svolgimento del turno per le elezioni amministrative per domenica 5 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato invece per il 19 giugno. Intanto, mentre il centrodestra resta ancora con alcuni dubbi da sciogliere, il centrosinistra il quadro è già dettagliato. In campo con Vincenzo Napoli ci saranno 6 liste. Sentiamo. Diverse liste in campo per sostenerla, Vincenzo Napoli con una serie di figure ma soprattutto una serie di progetti da portare avanti. Sì, ci sono diverse liste che sostengono la nostra candidatura, dico nostra non a caso nel senso che fa parte di questa ipotesi di un'intelligenza collettiva che si candida alla guida della città e che io in qualche modo rappresento. Le tre nostre liste storiche sono Campania Libera, Salerno per i Giovani e Progressisti, e in più c'è la lista dei socialisti che questa mattina propone un suo candidato, Dario Loffredo, poi Davvero Verdi ed una lista moderata che ha un seguito nella nostra città e che ha un retroterra e tradizioni liberal-democratiche moderate, e quindi voglio dire, credo che rappresentiamo un ventaglio sufficientemente rappresentativo, direi assolutamente rappresentativo delle prerogative della città, della volontà dei cittadini, e ci auguriamo che il nostro ragionamento, il nostro progetto abbia un ulteriore riscontro. Veniamo da un'esperienza di grande momento. Enzo De Luca ha rappresentato il cardine del rinnovamento di questa città, intendiamo continuare su questa falsariga e implementare le cose che vanno implementate. Nelle precedenti campagne elettorali Vincenzo Napoli era un po' dietro le quinte per sostenere le campagne elettorali di Vincenzo De Luca, questa volta invece che cosa cambia per Vincenzo Napoli al di là di essere in prima linea? Intanto un onore grandissimo quello di essere indicato come rappresentante di questa coalizione. Sento per intero il peso della responsabilità di tutto questo, tenterò di essere all'altezza del compito che mi è stato affidato. Per il passato, io ho sempre svolto una funzione, anche quando sono stato il capostaff di Enzo De Luca, io ho svolto questa funzione, cioè una funzione di ascolto, di presenza, di vicinanza, di contiguità con i problemi della città, tentando di mettere un tassello per risolverli. Anche questa sarà la mia campagna elettorale, continuare a fare quello che faccio pressoché quotidianamente, un'attenzione ai problemi, un'attenzione, una presenza fisica sul territorio e insieme progetti di grande momento che giocheremo di sponda con le possibilità che ci offre attualmente la Regione Campania, che finalmente è governata da un uomo che ha un taglio istituzionale nei suoi comportamenti e quindi guarda con interesse e attenzione tutti i territori. Naturalmente il suo cuore batte qui, ma non sarebbe sufficiente. Noi ci predisponiamo ad offrire delle ipotesi di lavoro autorevoli che siamo certi il Presidente De Luca accoglierà, differentemente da quanto è successo fino ad ora, quando Salerno era considerato un paria della regione e le si faceva una lotta di natura scioccamente ideologica. Molti candidati alle prossime amministrative a Salerno, non appartenendo ai partiti romani del potere, non avendo consiglieri comunali o provinciali di riferimento, avranno difficoltà per l'autentica gratuita delle candidature di presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali a Salerno. Antonio Cammarota, candidato a sindaco con l'associazione La Nostra Libertà, offre ai competitor la sua disponibilità. Sentiamo. Definire la solidarietà politica, l'avvocato Cammarota, candidato a sindaco con la lista La Nostra Libertà, tende la mano a tutte le liste civiche, tante che sono in questo momento a Salerno, pronte a cimentarsi con la competizione per le amministrative. Ma no, il rispetto della regola democratica, io già l'ho fatto nel 2013 quando autenticai le firme dei rappresentanti di lista del Movimento 5 Stelle nella mia qualità di consigliere provinciale, e credo che oggi sia difficile chiedere l'autentica di firme ai notai o agli uffici pubblici, per cui un consigliere comunale o un consigliere provinciale può farlo. Credo che la democrazia sia una regola e un valore e non un vantaggio per qualcuno, per cui io sarò a disposizione degli altri candidati che avranno bisogno delle autentiche.
A proposito di competizione di amministrative, no? Dibattito apertissimo, tutti quanti a chiedersi, in un momento storico dove si teorizza il bipolarismo, no? C'è tanto spazio per il centro, almeno questo a livello nazionale. Anche a Salerno c'è spazio per il centro, ma soprattutto esiste un centro. L'unico centro che deve esistere è il partito dei salernitani, quello cioè che sta dalla parte della gente al netto dei partiti romani del potere e dei falsi civici che alla fine derivano sempre dalla regola della poltrona e non dalla regola dei bisogni della gente. Su questo ognuno deve calare le proprie carte, deve dire cosa ha fatto, deve raccontare la propria storia, perché soltanto ciò che è stato fatto è garanzia di mantenere la promessa di ciò che si vorrà fare. Ecco, ma in un momento storico, no, particolare, è la prima elezione dopo De Luca, si assiste a una frammentazione del centrodestra, si assiste alla nascita di tante liste civiche, ma non del Movimento 5 Stelle, che ha avuto insomma travagli interni a Salerno, non sarà presente alle prossime amministrative. Qual è il quadro che si prospetta? Quello che deciderà la gente. Il quadro è una scheda elettorale per la prima volta libera da vincoli e schemi. C'è un potere che sta nelle istituzioni, molto forte, molto granitico, che ha fatto cose buone. Ci sono dei movimenti che propongono delle cose per la città e poi ci sono quelli che derivano dai partiti romani del potere, lontani dal popolo, lontano dalla gente, lontano dai problemi veri, che si occupano soltanto dei tavolini, come lei sa bene, nella sua qualità di giornalista ne ha registrati tanti di questi interventi. Noi siamo dalla parte della gente, lo facciamo da 10 anni, non usciamo sotto le elezioni e non moriremo senz'altro dopo, ma saremo sempre presenti. Intanto prosegue invece la battaglia mediatica tra il Comitato Salute Vita e le fonderie Pisano di Fratte. Dopo la comunicazione da parte delle fonderie dei giorni scorsi, questa mattina sono arrivate alcune puntualizzazioni degli attivisti anche in seguito ad un incontro avuto con l'ARPAC regionale. Sentiamo. Un incontro per fare il punto della situazione su tutta la vicenda legata alle fonderie Pisano, per discutere delle cose fatte e delle gravi responsabilità di alcune istituzioni, oltre che della politica. Il Comitato Salute e Vita ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per discutere della grave situazione dell'inquinamento atmosferico della Valle dell'Irno, con l'ausilio di esperti, il dottor Paolo Fierro, vicepresidente di Medicina Democratica, dirigente medico di primo livello all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, e Stanio Lori, dirigente medico del Servizio di Medicina del Lavoro dell'ASL Napoli 1, docente di scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva dell'Università Federico II di Napoli. Un appuntamento utile anche per dettagliare dell'incontro avuto con l'ARPAC regionale, dove si è dato lettura dei dati tecnici che rilevavano sforamenti. Abbiamo due notizie nuove e importanti. La prima è che la Regione Campania ha predisposto la richiesta di revisione dell'AIA, perché anche dopo la riapertura, al di là delle cose che dice Pisano, hanno riscontrato delle gravi limiti tecnologici della fabbrica, e quindi si chiede di integrare il progetto originario con soluzioni all'avanguardia attuali, anche perché quell'AIA, concessa nel 2012 come prima autorizzazione, non teneva conto delle normative rispetto alla VIA, che è un'altra autorizzazione fondamentale. Quindi, in base a questo, la Regione, in parole povere, gli dice: guarda che tu hai problemi riguardo al contenimento e alla captazione delle emissioni diffuse, riguardo al sistema di scarico delle acque reflue meteoriche, riguardo al sistema di captazione e trattamento di fumi, gas di combustione, riguardo alla prevenzione e trattamento di acque reflue. Cioè, hai dei problemi, ti diamo 60 giorni di tempo per scrivere documenti in una conferenza di servizi per dire quali sono i provvedimenti di modifica strutturale della fabbrica. Se non lo fai, ti multiamo fino a 60.000 euro e poi ti diamo altri 90 giorni come seconda chance per fare questa relazione nella conferenza. Anche qua rispondiamo a Pisano quando racconta cose non vere, dicendo che il 24 e 25 di febbraio, quando la fabbrica era chiusa, c'erano stati degli sforamenti alti di PM10. È vero questo, che c'erano stati questi sforamenti, però abbiamo potuto dimostrare, non con la nostra idea, ma scientificamente, perché questo sta a indicare, come dice anche l'ARPAC, che ci ha supportato ancora una volta quella regionale con il commissario Vasatura e i tecnici regionali, dice che
quando le PM 2.5 sono basse, le PM 2, e le PM 10 sono alte, significa che c'è un fenomeno naturale. Per esempio in questo caso del 24, 25 e 8 febbraio di polveri sahariane del deserto. Quindi è un fenomeno naturale, perciò si alzano i PM 10, ma le PM 2.5 no. Quando sono simili o si alzano, si iniziano ad alzare anche le PM 2.5, c'è un fenomeno di combustione, ovvero di inquinamento dovuto alla fabbrica Pisano, all'inquinamento teoricamente anche del traffico, che sono i due elementi fondamentali. Teoricamente ci sono vari elementi che possono creare l'inquinamento atmosferico. Ed intanto Greenpeace in questa mattina invece in bicicletta ha tentato di sensibilizzare l'opinione pubblica al voto del referendum abrogativo per dire no alle trivelle. Si è svolto questa mattina infatti sul lungomare salernitano una critical mass organizzata dal gruppo locale di Salerno di Greenpeace. Sentiamo com'è andata. Una pedalata in verde sul lungomare salernitano per dire no alle trivelle. In vista del referendum abrogativo del 17 aprile, Greenpeace, gruppo locale Salerno, ha tenuto questa mattina una critical mass, una pedalata per esprimere una volta per tutte il volere un futuro rinnovabile e non fossile. Tutti insieme pedaliamo e votiamo sì per dire no alle trivelle, lo slogan dell'iniziativa che ha messo in sella tanti attivisti che hanno percorso il lungomare di Salerno fino a raggiungere il Parco Mercatale, facendo poi rientro verso la spiaggia di Santa Teresa. Dire sì per dire no una volta per tutte alle trivelle. Oggi siamo in piazza, qui come in molte altre città italiane, per dire ancora una volta che noi non vogliamo le trivelle nel nostro mare, il mare è la nostra ricchezza, non vogliamo che venga ancora di più deturpato da queste trivelle. Tutti in piazza, tutti a pedalare in bici, abbiamo organizzato questa mobilitazione Sì Pedala per dire sì al referendum del 17 aprile. È il verde che contraddistingue questa campagna di questa mattina, una sorta di flash mob per fermare le trivelle. Esattamente, mass mob per l'esattezza, mobilitazione di massa per l'appunto. Abbiamo semplicemente convocato tutti gli interessati, tutti i ciclisti, tutti coloro che pensano che bisogna andare una volta per tutte verso le rinnovabili e non continuare a insistere in politiche ambientali davvero dannose. C'è consapevolezza da parte dei cittadini del referendum di che tipo di risposta si andrà a dare a questo referendum abrogativo? Questo referendum è nato con la volontà da parte di chi ci osteggia di boicottarlo in tutti i modi. Hanno messo tempi strettissimi per la campagna referendaria e il governo per prima, cosa incredibile, sta invitando e continua a invitare all'astensione. Ciononostante la consapevolezza è grande in piazza, noi siamo per strada sempre e avvertiamo la fiducia dei cittadini, sappiamo che si può vincere questo referendum e si può raggiungere il quorum, quindi siamo fiduciosi e invitiamo tutti quanti a votare sì. E veniamo alla cronaca. La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso di una vasta operazione di polizia economico-finanziaria, ha svelato l'esistenza di numerosi immobili totalmente sconosciuti al fisco ed insistenti sul demanio marittimo di tutto il litorale di competenza che va dalla costiera amalfitana al Cilento. L'attività ispettiva del reparto navale salernitano ha puntato il mirino sui soggetti fiscali posti lungo la fascia costiera. In particolare l'attenzione è stata rivolta a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime, soprattutto stabilimenti balneari, ma anche cantieri navali, depositi di stoccaggio e lavorazione di prodotti ittici. Oltre agli aspetti connessi agli obblighi tributari, è stata posta attenzione sugli obblighi di aggiornamento delle risultanze catastali. L'attività di verifica sull'esistenza di una regolare denuncia ha consentito di segnalare all'Agenzia delle Entrate e all'Ufficio Territorio 91 soggetti titolari di concessioni demaniali, i quali, avendo realizzato manufatti di tipologia costruttiva rientranti fra quelli previsti come soggetti ad obbligo di accatastamento, avevano omesso di provvedere alla formalizzazione della prevista dichiarazione. Lunedì 11 aprile il procuratore della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo, e il questore di Salerno, Alfredo Anzalone, discuteranno di legalità con oltre 650 studenti campani nell'ambito di Movie Day, le giornate di cinema per la scuola targate Giffoni Experience. Gli alunni dell'Istituto Superiore Ferrari di Battipaglia, del Liceo Scientifico Pisacane di Padula, dell'Istituto Superiore Scocca di Avellino, dell'Istituto Superiore Nelio di Santa Maria Capua Vetere
e dell'Istituto Superiore Pomponio Leto di Teggiano a partire dalle ore 9.30 e nel pomeriggio visioneranno due film per poi discuterne con lo staff del Giffoni Film Festival. Ed ora è il momento di concederci una pausa, diamo spazio alla regia per la pubblicità, a tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, lo sport a Salerno per l'integrazione sociale, il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città organizzato dall'ACSI di Salerno, che ha affrontato i temi dello sport per disabili, per minori nei quartieri periferici, per gli anziani e per il mondo giovanile in genere. Sentiamo. Promuovere e riaffermare il ruolo dello sport quale strumento formidabile di integrazione e recupero sociale sia per alcune categorie di minori che per giovani e meno giovani con problematiche diverse. È un bilancio positivo quello tracciato questa mattina a Palazzo di Città dall'assessore alle politiche sociali Nino Savastano nel corso dell'incontro sul tema lo sport a Salerno per l'integrazione sociale promosso dall'ACSI Salerno. Alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli si è parlato di sport per disabili, per i minori nei quartieri periferici, per gli anziani e per il mondo giovanile in generale. Noi saremo qui a rappresentare quello che è stato il lavoro fatto in questi anni sull'integrazione sociale, in particolar modo sull'attività che noi abbiamo proposto nei quartieri e ancora di più sulla possibilità che abbiamo dato a tante persone disabili di poter accedere negli impianti sportivi comunali, in particolar modo all'impianto Albo Stella, un luogo dove fino a qualche tempo fa era privato alla possibilità di accedere a tanti ragazzi disabili, in particolar modo a ragazzi autistici. È lì che si sviluppa l'integrazione vera e propria, è lì che si sviluppa anche un'attività di nuoto terapeutica che è la terapia multisistemica in acqua, proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di poter avere anche dei benefici non solo fisici ma anche mentali. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo, è chiaro che dobbiamo continuare a sensibilizzare le società sportive salernitane per poter accogliere insomma persone che vivono difficoltà. C'è un progetto importante che si sta facendo con il Club Scherma Salerno sull'integrazione di persone disabili per lo sport in carrozzine, la scherma in carrozzine. Loro hanno ricevuto una pedana dall'INAIL e stanno lì promuovendo con delle persone disabili, raccordato con l'assessorato, questa disciplina sportiva. Dobbiamo continuare, è chiaro che c'è una carenza strutturale, ma c'è sicuramente la volontà dell'amministrazione comunale nella prossima consigliatura di poter rispondere a queste esigenze che ha il mondo dello sport salernitano. Mostra storica dell'Istituto Vicinanza dall'11 al 15 aprile presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo di Corso Garibaldi. In tale occasione verranno raccolte le firme dei cittadini per la petizione popolare di richiesta al Comune dei locali dell'Ufficio Vicinanza in uso al Tribunale e alla Sezione Civile. L'inaugurazione è prevista per lunedì 11 aprile alle ore 17 nell'Aula Magna della Scuola Vicinanza. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Grande concorso al centro commerciale Le Bolle di Eboli dal 25 aprile al 15 maggio. La tua spesa vale un albero. Fai i tuoi acquisti nei negozi del centro, pesa sulla bilancia la tua spesa e scopri subito se hai vinto uno dei tanti premi immediati. E in più partecipi all'estrazione di 3 super premi finali. A fine concorso la somma delle spese pesate verrà trasformata in piante e fiori per il comune di Eboli. E domenica 17 aprile, grande attesa per l'arrivo di Masha e Orso in galleria dalle 17 alle 18 e dalle 19 alle 20. Centro commerciale Le Bolle, uscita autostradale Eboli. Ritorna puntuale come ogni anno la mostra della Minerva nella splendida cornice della Villa Comunale di Salerno da venerdì 15 a domenica 17 aprile. Organizzata dal Comune di Salerno e dall'Associazione Hortus Magnus, la mostra della Minerva è una mostra mercato di piante rare attesa dagli appassionati e da quanti operano con il verde. Un appuntamento unico del settore floreo-vivaistico, diverse le iniziative collaterali, laboratori didattici e di decorazione floreale, arte topiaria, visite guidate ai giardini e siti storici della zona,
concorsi fotografici e molto altro. Per informazioni www.artusmagnus.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport, di calcio, dopo la pubblicità, tra poco meno di mezz'ora la Salernitana sarà in campo all'Arecchi contro il Latina, ma diamo prima spazio alla regia per la pubblicità, tra poco. In collaborazione con... Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Attenzione, prego! I passeggeri in partenza per Međugorje e Lourdes sono pregati di recarsi presso le migliori agenzie di viaggi per prenotare il loro viaggio di preghiera tutto compreso. Volo, transfer, hotel, bus, guida, tasse e assicurazione a partire da 290 euro. Vola da Salerno è un'esclusiva Travel Before Tour Operator. In tutte le migliori agenzie di viaggi. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, come dicevamo alle 15 la Salernitana sarà impegnata allo stadio Arecchi contro il Latina. Servono 3 punti per la classifica e per chiudere in maniera positiva una settimana che non è stata di certo facile per Lotito. Sentiamo. È stata la settimana del mea culpa di Lotito per la stagione da incubo vissuta dalla Lazio. Le parole del patron hanno stizzito i tifosi biancocelesti ed anche quelli granata che oggi chiedono alla squadra 3 punti per rilanciarsi nella lotta salvezza e che da tempo aspettano un'ammissione di colpa da parte della proprietà. È stata una settimana tribolata anche nello spogliatoio granata, culminata con le esclusioni dal novero dei convocati di Pestrini e Trevisan, da chiudere con 3 punti, regalo che auspica Marco Mezzaroma per il suo compleanno. Oggi la Salernitana deve abbinare al carattere che ha comunque caratterizzato gran parte delle recenti prestazioni con la concretezza e la praticità. Serve la vittoria, non conta altro. Finora la squadra di Minichini ha subito troppi gol anche a causa di un atteggiamento tattico votato al possesso palle e alla conquista della metà campo avversaria, il cui rovescio della medaglia è stato l'aver concesso troppi spazi agli avversari per ripartire. Eppure, delle 6 vittorie fin qui ottenute in stagione, la maggior parte è arrivata quando la squadra granata ha saputo aspettare e ripartire per colpire di rimessa l'avversario. Serviranno equilibrio, lucidità, saldezza di nervi per superare lo scoglio Latina e soprattutto questa specie di complesso Arechi. In casa la Salernitana non vince da troppo tempo ed ha perso punti pesantissimi. Negli ultimi 5 turni interni sarà necessario invertire la rotta. Oggi contro il Latina sarà importante compiere il primo passo, il più difficile, ma non certo impossibile. E per battere il Latina, Minichini si affiderà al 4-4-2, il tecnico toscano recupera in extremis Bagadur in difesa e si affida al tandem Coda-Donnarumma in attacco. Camaleontica, calma, equilibrata e incerottata, ma pronta ad aggredire la preda. La Salernitana deve vestire i panni del predatore, il Latina della preda. Tra poco meno di mezz'ora all'Arechi, davanti ad oltre 10.000 persone, i granata giocano una partita che vale una stagione. Uno scontro diretto, uno scontro salvezza propedeutico agli altri 4. Minichini si gioca la panchina, deve centrare il primo successo interno della sua gestione e lo fa affidandosi ai suoi pretoriani. Contro il tridente di Gautieri, i granata si piazzeranno con un 4-4-2 camaleontico. Bagadur stringe i denti e sarà della partita. Il difensore croato, reduce da un mese di stop per infortunio, è stato in forze fino all'ultimo. Alla fine, grazie anche ad una pesante dose di antidolorifici, sarà regolarmente in campo. Minichini può tirare dunque un sospiro di sollievo, visto che deve fare già a meno di Bernardini squalificato. Davanti a Terracciano dunque agiranno Ceccarelli e Franco sugli esterni, con Bagadur appunto ed Empereur al centro. In mediana tutto confermato con Gatto e Oikonomidis sugli esterni, il rientrante Oger e Moro al centro.
solo panchina per Zito e Ronaldo, mentre Capitan Pestrin non è stato neppure convocato, sembrerebbe per alcuni dissapori con il trainer granata consumatisi sul finire dell'allenamento di giovedì scorso alla Rechi. Il tandem offensivo sarà composto da Coda e Donnarumma, 21 reti in due, terzo migliore attacco di tutta la serie cadetta. Sotto gli occhi di Lotito e Mezzaroma, che proprio oggi festeggia il suo compleanno, la Salernitana avrà la possibilità di cambiare pelle anche a partita in corso, senza bisogno di attingere dalla panchina. Menichini, che si gioca la panchina in caso di mancato successo contro i nerazzurri, ha provato anche il tridente. Basterà avanzare uno dei due esterni, più Gatto, sulla linea d'attacco, chiedendo all'altro cursore di fascia di ricoprire il compito di mezzala in un centrocampo che si ritroverebbe a tre. In tal caso le squadre giocherebbero a specchio. Sponda Latina, scortata da oltre 300 supporter nerazzurri, Gautieri deve fare i conti con parecchie assenze. Su tutte spicca quella di Acosti, pesante per il Latina, un sollievo per i granata, che temevano molto la rapidità dell'esterno offensivo in forza ai pontini. Occhio però a Boisier, ingaggiato da Latina via Atalanta, su cui la Salernitana aveva fatto più di un pensierino nel mercato di gennaio. E nel pomeriggio sarà in campo anche la Paganese, attesa a Catanzaro da un match in cui potrebbe arrivare la certezza aritmetica della salvezza. Grassadonia chiede ai suoi l'ultimo sforzo. È una partita importante sia per noi che per loro, e quindi partiamo con la convinzione di dover fare una partita importante per portare via dei punti che ci possono permettere di fare un finale di campionato leggermente più tranquillo. I tabù ci sono per essere anche infranti, quindi noi ci auguriamo di fare punteggio pieno, anche se sappiamo, come ho detto in precedenza, che per loro è una partita importantissima. Noi altrettanto per noi, perché come dicevo anche in precedenza, noi abbiamo forse tra tutte il calendario più difficile e quindi abbiamo l'obbligo di far punti, e al di là di quelli che saranno i risultati degli altri campi, ma principalmente dobbiamo guardare in casa nostra e fare punti pesanti partendo da domani. I ragazzi si sono allenati bene, anche se purtroppo per diverse situazioni veramente questa settimana eravamo contati per le tante defezioni che ci sono state. Qualcun altro si è aggiunto stamattina dopo 4-5 giorni di assoluto riposo, di forzato riposo, e quindi siamo un po' con i cerotti, ma nonostante questo la validità, l'importanza della partita è talmente importante che dobbiamo guardare oltre. Facendo un po' la radiografia degli assenti o dei potenziali assenti. Caccavallo e Bella sono rimasti a casa perché infortunati, e abbiamo Carcione, abbiamo Cicerella, abbiamo Dozzi che si sono aggiunti negli ultimi giorni per acciacchi vari, e l'importante è che partiranno con noi per questa trasferta. E continueremo a parlare di sport, ma diamo ancora spazio alla regia per la pubblicità. Tra poco. E ci occupiamo ora di pallamano femminile. Nel pomeriggio alle 18.30, turno importante della pool playoff del campionato femminile di pallamano. La Iomi Salerno riceve alla Palumbo le Lombarde del Cassano, staccate di una sola lunghezza in classifica da Coppola e compagne. In palio c'è il secondo posto, che dà il vantaggio di giocare in casa due gare su tre in semifinale. Le due squadre sanno già che si contenderanno l'accesso alla finale scudetto, e stasera si stabilirà chi avrà il vantaggio di giocare l'eventuale gara 3 di semifinale tra le mura amiche. La Iomi è sempre in emergenza, ma per l'occasione recupera Avram e Jokanovic. La serba dovrebbe partire dalla panchina, pronta ad entrare in caso di necessità. Ed ora la pallacanestro. Nel torneo di A2 di basket siamo alla terz'ultima giornata e la capolista Givova Scafati è chiamata ad invertire la rotta dopo tre sconfitte di fila. I canarini saranno impegnati in casa domani contro l'ultima della classe, Barcellona Pozzo di Gotto, contro cui non potranno fallire. Serve la vittoria alla squadra di Perdichizzi per ritrovare slancio e fiducia in vista dei playoff. Il roster scafatese sarà al gran completo, con coach Perdichizzi, nativo proprio di Barcellona a Pozzo di Gotto, che vivrà sicuramente la partita con un'emozione particolare, dovendo affrontare da avversario la squadra della propria città, dove anche nelle vesti di allenatore ha trascorso momenti importanti ed indimenticabili.
Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io mi fermo qui, ma l'appuntamento è rinviato alle prossime edizioni, ad un approfondimento ovviamente di sport. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.